Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca dal comunale Saverio Spinella in Melito Portosalvo, provincia di Reggio Calabria. Siamo nel campionato di seconda categoria, girone G Calabria. È Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta, vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Melito Archi. E proprio qualche istante fa l'Archi ha avuto ancora una grossa occasione per mettere il risultato in cassaforte. Il risultato del primo tempo: Melito 0, Archi 1, autore del gol Polimeni al terzo. Le formazioni del primo tempo: Melito, Cilione, Alati, Trapani, Latella, Calabro, Tripodi, Barilla, Pulitano, Orlando, Candido e Romeo. In panchina Barilla secondo, Romeo, Barilla terzo, Crea, Ida e Zaccone. Archi, Ienuzzo, Neri, Festa, D'Andrea, Catalano, Pezzimenti, Assumma, Capua, Jacopino, Polimeni, La Cava. A disposizione del mister Francesco Errigo, Capone, Fontana, De Stefano, Marcianò, Tantoni, Tripodi e Tegano. L'arbitro è il signor Femia della sezione, Alessandro Femia della sezione di Locri, che ha diretto bene fino a questo momento, al nostro parere, questa è la nostra opinione ovviamente, non pretendiamo che venga spacciata per verità. L'Archi usufruisce ora di un calcio piazzato dal limite e si spinge in avanti con tutti gli organici, terzini, mediani e attaccanti, nel tentativo di mettere il risultato nel freezer. Sta vincendo 1-0, sta disputando una grossa partita l'Archi. Catalano finisce a terra, tiro e ha sfiorato la doppia, la doppietta, ancora lui Polimeni, incredibilmente lasciato solo davanti a Cilione, ha avuto tutto il tempo possibile e immaginabile per calciare di sinistro, la palla ha attraversato tutta la luce della porta e è terminata in oltre la linea di fondo, ma l'Archi è padrone del campo fino a questo momento e sta giostrando a proprio piacimento. In bello stile ed eleganza, libero di un paio di avversari, centromediano Catalano, cross sotto porta, bellissima azione del centromediano ospite Catalano, che in bello stile ha fatto fuori un paio di avversari e poi sul suo cross c'è la deviazione per il secondo calcio d'angolo a favore dell'Archi contro i 5 battuti dal Melito. Grappolo di uomini in aria, parte il cross, un colpo di testa da parte di Tripodi, palla che viene inseguita da Barilla in collaborazione con Calabro, palla che spiove dalle parti del numero 15, si tratta di Crea, evidentemente entrato, invocava la concessione di un calcio piazzato Danilo Romeo, che era finito intanto gamba all'aria, non è dello stesso avviso l'arbitro. Sbucano da ogni parte i giocatori dell'Archi, sono assolutamente padroni del campo in ogni zona, difesa, centrocampo e attacco. Melito che balbetta qualcosa, ma non è riuscito fino a questo momento a combinare niente di buono. Ora c'è addirittura un incredibile liscio da parte di un giocatore melitese che la dice tutta sulla partita non proprio azzeccata, un approccio molto approssimativo. Catalano viene incoraggiato ora dalla panchina e dai suoi
Peones e Campesinos arrivati sulle rive del Maro Simone per incoraggiare i beniamini. Pezzimenti in bello stile si libera di un paio di avversari e cede a Neri e da questi ancora verso Ienuso. Neri, Polimeni anticipato da Calabro, anzi si trattava di Tripodi. Conquista una rimessa laterale la formazione archigiana. Sulla linea di battuta c'è Catalano, uno dei migliori della squadra allenata da Francesco Irrigo. Ha perso l'attimo buono, poi va al tiro, un bel tiro ancora dal mezzo sinistro Polimeni, che semina il panico spesso e volentieri. Finta di corpo, crea, si smarca ma non riceve Orlando, anticipato dal laterale a sostegno d'Andrea. All'altezza delle tre quarti, rimessa già battuta, cerca di andarsene Pulitano, finisce a terra lunga disteso la Tella e l'arbitro è lì a due passi, non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato, punizione già battuta, ma da posizione irregolare il giocatore non accenna a rialzarsi, si tratta di la Tella e probabilmente lo fa, ah no, si trattava del numero 6 Tripodi. Si abbracciano i due come dovrebbe essere sempre, d'altra parte è una partita assolutamente irregolare. Danilo perde palla, si snoda la controffensiva dell'Archi, sradica un pallone dai piedi Candito, ma commette anche fallo a parere dell'arbitro. Due soli gli ammoniti fino a questo momento, la Tella per il merito e la Cava per l'Archi. Perde palla questa volta Pezzimenti, però la riconquistano i compagni. C'è un cross per Polimeni, sorveglia Ciglione che poi di collo piede cerca di mettere in movimento Danilo Romeo, se ne va Catalano in bello stile ed eleganza, fa fuori un paio di avversari ma il suo tiro non è dei più precisi, sbaglia mire bersaglio. Rimessa laterale già battuta, rimessa dal fondo campo già battuta, un colpo di testa da parte di Neri che prende l'ascensore delle Torri Petronas. Polimeni, ancora Polimeni, palla sul sinistro, arriva prima Politano. E c'è un intervento irregolare. Si attarda ancora a reclamare il numero 6 Pezzimenti, finito sull'elenco dei cattivi tra virgolette. Non c'è nessuno che sia cattivo, è una espressione per indicare gli ammoniti. Siamo al 9:50, sempre 1-0 per l'Archi, gol di Polimeni.
siglato al terzo minuto del primo tempo nell'azione che vi abbiamo descritto. Insiste ancora in avanti la formazione ospite con Polimeni, si libera un avversario di un secondo, non del terzo che lo stende. Ecco il motivo di questo calcio piazzato, decretato dal signor Alessandro Femmia della sezione di Locri a favore della formazione archigiana. Siamo giunti al 10° della ripresa, sempre 1-0. Accenna ora a rialzarsi il mezzo sinistro ospite. Intanto l'arbitro convoca il massaggiatore con la sua fluente chioma canina e cappellino azzurro per ripararsi dai primi grigiori e dai primi rigori. Calcio piazzato per a favore della formazione ospite, sulla linea di battuta c'è Assumma, in zona operazioni anche la Cava, Capua, fitta barriera davanti a Cilione. L'arbitro controlla che tutto sia in ordine e il tiro è sibilato accanto al montante di sinistra, ha fatto, come si dice in gergo, la barba al palo, shampoo, sapone, frizione e capelli, servizio completo. Perde palla Candito, insegue Barilla, lascia sfilare e conquista una rimessa laterale Barilla. Intanto c'è un fischio arbitrale, calcio piazzato già battuto con un lancio in profondità da parte di Pulitano in direzione di Orlando. Arpiona, Candito, Pulitano si smarca e riceve Trapani, si fa fuori un paio di avversari, poi però si allunga il pallone oltre la linea dell'out e quindi sarà la formazione ospite a rimettere. ...12:50 nella ripresa, merito 0, archi 1, di testa smorza per Tripodi e da questi ancora verso Orlando che ingaggia un duello, ne viene fuori un tiro smorzato e quindi un calcio d'angolo, il settimo a favore del merito, che è sotto di una rete a zero. L'unico gol della partita è stato siglato da Polimeni al terzo del primo tempo. Grappolo di uomini in area, parte il cross, libera la difesa, si smarca e riceve Barilla con questo lancio in avanti, l'altro Barilla, uno dei tre. Preso in contropiede Polimeni, nulla ha potuto e nulla avrebbe potuto, visto che la palla è terminata oltre la linea dell'out. E questo è il solito Candito, il faro della formazione locale, si smarca Trapani, Pulitano, Orlando va al tiro, respinge la barriera Corallina,
vanno in Sendovic ma hanno la meglio, gli attaccanti, si trattava di Jacopino e Polimeni in tandem, calcio piazzato già battuto, archi in avanti alla ricerca del gol del KO, ne viene fuori un tiro che per poco non fruttava il secondo gol all'archi, tutto questo al 15° della ripresa, archi quindi sempre pericoloso. Romeo sostiene di essere partito in tempo. Parlottano il mister ospite Enrico e l'arbitro, il signor Femia Alessandro Di Locri. Il gioco è fermo, sarà la formazione ospite a dover battere questa punizione già eseguita. Il solito Pezzimenti che scodella in direzione di La Cava. Danilo Romeo, circondato da un paio di avversari, finisce col perdere palla, poi la recupera. Lo stop di Orlando è molto approssimativo, perde palla Polimeni, circondato da un paio di avversari, si può proseguire, centromediano catalano Polimeni, addomestica ancora Polimeni, palla a terra, in qualche modo sbroglia Tripodi, Danilo Romeo si avventura in un dribbling, perde palla, questo è il solito Candido che cerca di mettere in movimento, crea palla in zona morta, serve solo per far respirare, ma ci vuole altro per domare questi galletti di primo canto dell'Archi con le alucce, gli speroni, gli artigli e la cresta, una nidiata che sta facendo ammattire la formazione di casa. C'è intanto una sostituzione nelle file dell'Archi, entra con il numero 13 Fontana, classe 1995. Questo girone a titolo di cronaca è dominato dalla Scillese che fino a questo momento riesce ad avere la meglio nei confronti del Ravagnese, che è un po' la squadra, diciamo, super favorita del girone. Crea, Orlando, ancora Crea che arriva in ritardo, intanto i minuti scorrono, siamo al 18° della ripresa, il risultato che non accenna a cambiare, è sempre l'Archi, vince per una rete a 0. Controlla Barilla, punizione già battuta, cerca di stringere i tempi ora la formazione di casa nel tentativo di pervenire al gol del pareggio. Ancora Politano, non ha funzionato oggi il centrocampo, eppure gli addetti ai lavori si affannano nel sostenere che il merito abbia il migliore centrocampo del girone. Si sbagliano anche questi passaggi, è una prova scialba e opaca quella dei padroni di casa che non accennano a trovare il bandolo della matassa.
e stanno soccombendo nei confronti di una formazione agile, snella, giovane, veloce come quella dell'Archi. C'è un cross sotto porta, fa buona guardia Neri, Polimeni perde palla ma la conquista dalla parte opposta il suo compagno di squadra, si tratta del difensore esterno Neri. Trapani e Candito con questo lancio in avanti. Barilla. Insegue ma senza successo il pallone, difensore esterno Neri, palla che termina in fallo laterale all'altezza della linea centrale del campo. Trapani mette in movimento Candito, palla che spiove nelle retrovie, ancora Trapani, arriva e spazza come lo spazzaneve a Courmayeur e per poco non combina un patatrac. Tripodi, meno male che il pallone non è stato indirizzato dentro i pali, altrimenti sarebbe stato un'autorete clamorosa. Comunque in zona Polimeni, Jacopino e Lagava seminano il panico spesso e volentieri. 21-42, Melito 0, Archi 1. Si accinge a effettuare il suo quarto calcio d'angolo, già battuto. Palla che arriva in area, l'esterno destro, uno strano tiro che sembrava fuori, invece stava piano piano per insaccarsi nell'angolino basso alla destra del portiere, a testimonianza del vantaggio fin qui meritato dell'Archi. Si libera di 2-3 avversari, poi si allunga la palla Barilla oltre la linea dell'out e quindi sarà la formazione archigiana, e non vediamo fino a questo momento non vediamo quale possa essere la mossa giusta per riequilibrare le sorti dell'incontro, che lo vedono soccombere per una rete a zero. Centrocampo che non ha funzionato, passaggi molto approssimativi. Se c'è una squadra che sta dominando l'incontro, questa è l'Archi, che non solo ha segnato un gol ma ha avuto diverse occasioni d'oro per mettere il risultato in ghiacciaia. Un tiro cross sul quale si accartoccia Giglione, blocca, muove di qualche passo e cerca di mettere in movimento i compagni. In effetti è una prestazione molto approssimativa, per non dire qualunquista, quella del Melito fino a questo momento. Non sta disputando certamente una partita esaltante né sotto l'aspetto tecnico né su quello tattico e meno su quello agonistico. In campo c'è una sola squadra ed è quella dell'Archi, che sta dominando il lungo e il largo, fa il bello e cattivo tempo, gioca a suo piacimento, una squadra giovane, bella, dinamica. Sta per entrare in campo con il numero 18 Tegano, classe 96, e abbandona il terreno di gioco proprio il capitano della formazione archigiana. Si tratta di Polimeni, che cede la fascia di capitano al laterale a sostegno, quindi nuovo capitano ora è D'Andrea. 24-45, Archi che sta conducendo
per una rete a zero. E non solo, ma ha avuto, come abbiamo detto in precedenza, numerose occasioni per mettere il risultato in cassaforte. Un tiro da distanza abissale scoccato da Orlando. Aveva visto il portiere spostato di qualche metro fuori dai pali e ha tentato il tiro della domenica, ma la dea bendata non gli ha dato una mano. Commette fallo Degano, un altro fallo commesso dal compagno di linea, nuova punizione già battuta. Trapani, Orlando, Romeo, ancora Romeo, cross sotto porta. Calcio piazzato per il Melito, ma arrivano i saltatori, ma in zona ci sono anche gli specialisti dei calci piazzati, primo fra tutti proprio il capitano che entra in possesso di palla e sarà lui probabilmente a calciare. Ma in zona ci sono anche Barilla, Orlando, Crea. Tanto l'arbitro dispone la barriera. Calcio di punizione elaborato. Orlando tiro, respinge la barriera, poi il pallone però a parere dell'arbitro aveva già superato la linea dell'out e quindi sarà il Melito a rimettere lateralmente con Trapani. Il primo sul pallone è Tripodi che sparacchia in avanti, tunnel. Un tiraccio da distanza abissale, una quarantina di metri, sul quale in qualche modo si salva. Cresce l'Archi col passare dei minuti e diminuisce ovviamente la pressione della squadra di casa. E qui c'è il secondo cartellino, questa volta estratto al capitano locale Candido, fallo tattico per evitare guai peggiori. Comunque questo Pezzimenti è veramente un osso duro. Scarpette rosse. Che ha creato parecchi triboli alla formazione di casa. Alessandro Femmia della sezione di Locri, che fino a questo momento ha diretto in maniera impeccabile, a nostro parere ovviamente, non è che le azzecchiamo tutte.
e vedere una bellissima, elegante sforbiciata da parte di Mister Scarpette Rosse, e va a conquistare il quarto calcio d'angolo della serie contro i 7 battuti dal Melito. Un'altra girata, bellissima girata da parte del numero 11, La Cava. Che legittimano in qualche modo il successo meritato. Ancora Trapani con questo lancio in avanti verso Orlando. Romeo non penetra il passaggio per Crea, ancora Romeo. Non si intendono i due, dialogo fra sordi e muti. Svanisce l'opportunità di pareggiare, pareggio che sarebbe una beffa per l'Archi, che fino a questo momento ha dominato il lungo e il largo sia nel primo tempo che nella ripresa. C'è una sola squadra in campo, come abbiamo detto, ed è l'Archi, che aggredisce tutti gli spazi. Orlando tocca con una mano Pezzimenti, Barilla subisce fallo, si era liberato in bello stile di un paio di avversari, non del terzo che lo ha steso. Ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato da Femia a favore della formazione locale, che ora sembra più decisa. Ma abbiamo superato la mezz'ora da qualche minuto e il risultato è sempre saldamente in pugno all'Archi, per merito di Polimeni, che al terzo del primo tempo ha trafitto l'incolpevole Cilioni. Non c'è calcio d'angolo come invocava nessuno, va a recuperare il pallone ovviamente, allora Orlando si incarica di accelerare la ripresa del gioco. Finisce lungo e disteso colpo di testa da parte di Pezzimenti, padrone e signore del centrocampo. Vai col liscio, una partita da dimenticare per molti giocatori che si sono limitati a guardarsi la partita e altri che sono assolutamente fuori condizione. Sta di fatto che l'Archi abbia avuto buon gioco fino a questo momento, non solo di segnare ma addirittura di sfiorare la marcatura in diverse circostanze. La formazione di mister Francesco Irrigo, personaggio che è di casa qui a Melito, ha allenato anche da queste parti. Accelera i tempi ora Candito, si libera in slalom di 3-4 avversari, cede la sfera lateralmente a Orlando, ritorna sui suoi passi Orlando, c'è uno strano lancio, Barilla, palla per Crea, fa buona guardia alla difesa,
dell'Archi. Ancora Tripodi, arriva in ritardo Orlando per la proiezione offensiva, fa buona guardia punizione già battuta, porta sguarnita, chiede la concessione di un calcio di rigore la formazione di casa, non è dello stesso avviso l'arbitro. Il gioco riprenderà con una semplice rimessa dal fondo campo, rimane dolorante a terra l'estremo difensore archigiano, deve accorrere il massaggiatore, arriva anche un altro massaggiatore, quello di casa. Il giocatore è ancora dolorante a terra. 35esimo della ripresa, sempre 1-0 per l'Archi, autore del gol Polimeni al terzo minuto fatale ai colori del Melito, perché non solo ha subito il gol ma ha perso il terzino, sostituito poi da Barilla. Ancora a terra il giocatore dell'Archi, si tratta dell'estremo difensore Ienuso, portiere d'esperienza, che ha sbrogliato diverse matasse sia in casa che fuori. L'Archi quest'anno punta su una formazione giovane, come vi abbiamo detto, Neri 93, Festa 94, Catalano 94, Pezzimenti 92, Jacopino 95, La Cava 92, Capone 94, Fontana 95, De Stefano 94, Marciano 91, D'Antoni 91, Tripodi 90 e Tegano 96. Se non è la più giovane formazione, poco ci manca. Cerca di impossessarsi della sfera e ci riesce di fatti. Candido, poi c'è uno strano fischio da parte dell'arbitro. Beh, può succedere. Pulitano, lungo lancio per Orlando, cross sotto porta, arriva il nono calcio d'angolo per il Melito. Grappoli di uomini in aria, sono 11 giocatori nella metà campo avversaria in difesa dell'1-0, quello segnato da Polimeni al terzo minuto. Grappoli di uomini in aria, parte il cross, Barilla si libera dei due avversari, non del terzo, che lo stende, tutto regolare per l'arbitro. Si può proseguire, cerca di andarsene la tella, viene steso Politano, si smarca e riceve Barilla, ancora Barilla, ha addosso due avversari e tre lo stendono, tutto regolare per l'arbitro, si può proseguire, vai con liscio, si scatena Jacopino sul settore di sinistra, palla al piede lungo l'asso maggiore del campo, tre quarti campo, non si chiude l'ultimo passaggio. Arpiona di mestiere questo pallone, lo addomestica proprio Politano.
altro centrocampista esperto. Esce il portiere e per poco, ma riesce a tenere il pallone dentro l'area di rigore. Ormai mancano poco più, poco meno 5 minuti alla fine del match, saldamente in pugno all'Archi, che come abbiamo detto e ripetuto diverse svariate volte sta vincendo e ha avuto pure palle gol per raddoppiare. Pallone che si impenna, Archi in avanti, palla che penetra in profondità dove non ci sono compagni, ci sono avversari, Neri, Festa, D'Andrea, Catalano e Pezzimenti che fanno buona guardia. Arriva Ienuso con tutta tranquillità, afferra la sfera e dopo aver mosso di qualche passo scaraventa oltre la linea centrale del campo. Barilla, Candito, Crea si ostacolano a vicenda ma riescono in qualche modo. C'è un altro cambio nelle file dell'Archi, sta per entrare con il numero 15 Marciano, classe 1991. Si giocano gli ultimi scampoli di gara, 42esimo, 3 minuti alla fine più recupero. Intanto c'è un'altra sostituzione nelle file dell'Archi. Abbandona il terreno di gioco il centroattacco Jacopino e viene sostituito dal numero 15 Marciano. Ultimi scampoli di gara, siamo agli sgoccioli, 42-10, Archi in vantaggio per una rete a 0, gol di Polimeni al terzo minuto. Intanto viene allontanato un calciatore dalla panchina, il gioco non accenna a riprendere, 43esima dalla ripresa. E finalmente si può riprendere. Ultimi scampoli di gara e vedremo se riuscirà la formazione locale. A imbastire almeno una azione la rete per tentare e arriva invece la seconda rete. Con il numero 18 Tegano, Giovanni Tegano, autore del raddoppio
ma il merito dell'azione va tutto al numero 13 Fontana, che dal fondo ha crossato un preciso assist. Quindi siamo sul 2-0 per l'Archi. 44esimo del secondo tempo, un gol per tempo e il merito è esteso. Ha disputato una brutta partita, per non dire pessima, la formazione locale. Non è stata quasi mai pericolosa. Invece l'Archi non solo ha segnato e poi ha tentato la via del raddoppio, ma ha avuto sempre in mano il pallino del gioco e ha fatto il bello e il cattivo tempo, ha giostrato come ha voluto. Le punte sono state servite poco e male. E c'è il terzo cartellino, finisce sull'elenco dei cattivi, cattivi non ce ne sono, facciamo per dire, il numero 15 Marcianò, insieme a Pezzimenti e La Cava, mentre nel merito sono stati ammoniti Latella e Candido. C'è stato un duro scontro. Ormai il match è bello e finito, zona Cesarini, finiscono a terra due giocatori, uno per parte dell'Archi, arrivano i massaggiatori, arrivano i trainer, arrivano il capitano, i presidenti, assembramento, ma ormai il match è bello e finito, l'Archi padrone e signore di questo match, che ha strameritato di vincere, questa è la nostra opinione, non pretendiamo che venga spacciata per verità, però in campo si è visto solo l'Archi, una squadra giovane, vale la pena di ricordare questi galletti di primo canto con La Cresta, Lealucce, Sperone, Artigli, Neri classe 93, Festa 94, Catalano 94, Pezzimenti 92, Jacopino 95, La Cava 92, Capone 94, Fontana 95, De Stefano 91, Marcianò 94, D'Antoni 91, Tripodi 90 e Tegano 96. 2-0 a favore dell'Archi, terzo del primo tempo Polimeni, 44esimo della ripresa Tegano. E l'arbitro ancora però non ha indicato quanti minuti intende recuperare. Siamo in piena zona recupero. Chiede di poter entrare Tegano. Pericolo, palla che rimane lì, e ormai si aspetta solamente la chiusura. Dovrà restituire la palla così, infatti. Risultato più che giusto, anzi, sta pure stretto ai giocatori ospiti. Solo davanti al portiere, esce Cirione e salva.
si era presentato con uno scatto felino il nuovo entrato Giovanni Tecano davanti al portiere, è stato bravo a salvare e ad evitare la terza marcatura che l'Archi avrebbe meritato ampiamente. Partita da dimenticare per il merito, 2-0 per l'Archi, terzo Polimeni nel primo tempo e 44esimo Tecano. Vi ringraziamo per la cortese attenzione a diretto, ricordiamolo, Femia, Alessandro Femia di Locri. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea torna allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. Siamo a bordo campo, la partita è finita, l'Archi ha sbancato il Maro Simone e siamo in compagnia dell'autore dell'ultimo gol, il signor Giovanni Tecano. Se ci vuoi descrivere. No, niente, siamo venuti qui per vincere perché la prossima è una partita per noi molto importante. Abbiamo cercato i 3 punti fino all'ultimo. Io purtroppo ho avuto un infortunio, sono venuto per la squadra per sostenere il lavoro in panchina. Poi il mister mi ha dato l'occasione di entrare ed io ho dato quello che ho potuto e ho portato a casa i 3 punti. Ecco, se ci vuoi descrivere l'azione del gol. No, è stata un'azione che dell'ultimo entrato, il mio compagno Marciano mi ha fatto un bell'assist che da pochi metri, un rigore in movimento, non ho sbagliato, non è da me sbagliare quei gol. Eccolo qua Francesco Enrico, per gli amici e per gli sportivi Ciccio, grande giocatore del passato, lo abbiamo detto tante volte, ha meritato anche in Serie D, comunque poi si è cimentato nella carriera di allenatore e fino a questo momento le soddisfazioni non gli sono mancate. Quest'anno ha allestito una squadra molto giovane. Beh, sicuramente non ho fatto altro che un proseguimento dell'obiettivo che dell'anno scorso che l'Archi si prefiggeva, cioè far giocare i ragazzi del luogo, far crescere dei ragazzi per dare un po' di sport ad Archi che da tanti anni che mancava. Io ho trovato veramente un gruppo di ragazzi uniti e posso dire veramente che c'è bastato poco per farli stare bene in campo, perché l'hanno voluto, lo stanno cercando in tutti i modi di divertirsi. Per ora ci sta andando bene, speriamo in seguito che si continui su questa striscia. Per fare il modulo 4-4-2 bisogna avere velocità, soprattutto per chiudere bene le diagonali e le sovrapposizioni. Beh, sicuramente è un modulo molto facile da interpretare, ma allo stesso tempo se non viene interpretato bene da alcuni giocatori nel modo, cioè, specialmente quando non si è in possesso palla, si rischia di rimanere sbilanciati in avanti. Oltretutto ci vogliono 2 esterni molto forti fisicamente, dove facciano le 2 fasi di transizione, cioè di possesso e non possesso palla, in modo egregio. Noi ce l'abbiamo. È normale, siamo una squadra di seconda categoria, facciamo quello che si può e lo stiamo facendo bene. Gli Spitfire ci sono, gli Usain Bolt pure? Beh, sicuramente ce l'abbiamo e li stiamo usando nei migliori dei modi. Certo, ora ci toccano delle partite importanti. Oggi è stata una di quelle prove che ho detto ai ragazzi che era determinante per vedere un po' che squadra eravamo e cosa possiamo fare, e hanno risposto alla grande. Avete battuto la quinta della classe, il Melito fuori casa. Beh, per me è la seconda volta che la batto. L'anno scorso ho avuto la fortuna di fare semifinale playoff con il Ravagnese e ho vinto 3-1 in questo campo, quindi a me porta bene. Speriamo che il merito si riprenda al più presto, è un buon organico, ha un buon allenatore, dei ragazzi veramente importanti, può fare molto. Forse la squadra più giovane del campionato, con Galletti di primo canto, una bella nidiata, che hanno già sviluppato le alucce, Artigli, Speroni e Cresta. Beh, sicuramente sono dei ragazzi che non gli manca la grinta, la determinazione e l'agonismo giusto per fare questi campionati, perché questi campionati sì, ci vuole la qualità, ma se non hai la giusta motivazione da mettere in campo quella grinta, essere
pensare a essere vincenti sicuramente non è tutta la qualità. Noi abbiamo dei ragazzi che si stanno dando il massimo, vogliono crescere, vogliono non dimostrare, perché non hanno niente a dimostrare a nessuno, vogliono dimostrare a se stessi che possono divertirsi in un contesto di sport sano e puro. Prossimo turno? Prossimo turno abbiamo la squadra, non rivelazione, la squadra da batte, sarebbe Ravagnese. La mia ex squadra l'anno scorso, sicuramente stanno andando bene pure loro, hanno un organico di tutto rispetto, loro hanno fatto la squadra per vincere il campionato. Noi no, sicuramente non sarà una partita facile né per noi né per loro. Mi auguro che sia una bella partita dove sarà lo sport a vincere, anzi a stravincere. C'erano due Domenico Tripodi oggi al Mauro Simoni, però ha vinto quello ospite, quello dell'Archi. Sì, calcisticamente ha vinto quello dell'Archi, però diciamo sportivamente abbiamo pareggiato, ci siamo comportati bene tutti e due, quindi tutte e due le società. E quello che conta, anche se diciamo possiamo essere orgogliosi dei nostri ragazzi, che in Coppa Disciplina occupiamo il primo posto, quindi stiamo dimostrando a tutti che l'Archi è una squadra composta da ragazzi abbastanza educati e da dirigenti che sanno diciamo sportivamente il fatto suo. Soprattutto una società. Sì, una società diciamo che viene da un'esperienza purtroppo un po', a dir vero, non tanto bella, quella della Carmelita dell'anno scorso. Comunque tutto sommato. Avete allestito una squadra molto giovane. Sì, diciamo che il 70% è composto dai ragazzi della Carmelitana, in più abbiamo messo 4-5 elementi di esperienza come Ciccio Pollimeni che c'era l'anno scorso, Ciccio D'Andrea, Pier Assumma, il portiere Giorgio Nuso che è un grande portiere e oggi si è visto anche 2-3 interventi che ha fatto. Sì, è una squadra abbastanza competitiva. Siete riusciti a svegliare l'ambiente, ma dobbiamo ricordare agli sportivi, ai nostri telespettatori che l'Archi è un pezzo di storia del calcio calabrese. Esatto, e noi stiamo cercando, no, non abbiamo ricostruito questo, abbiamo già svegliato l'anno scorso con la Carmelitana l'ambiente sportivo di Archi. E quest'anno vogliamo riconfermare quel compatto tra giocatori, e società e tifosi. Una squadra che ha giocato fuori casa con personalità e carattere. Sì, è quello che dimostra anche in casa la nostra squadra, come ha giocato oggi. Quindi per il futuro? Il futuro di domenica in domenica vediamo. Domenica abbiamo uno scontro diretto con Ravagnese a Villa San Giovanni e cerchiamo prima di onorare lo sport in campo con i giocatori e poi vediamo il risultato. Chi è più forte vinca e ci stringiamo la mano. Pollimeni Francesco e Francesco Pollimeni è un volto noto agli sportivi, un uomo di grande esperienza che ha preso l'Archi per mano, come si suol dire, non solo che ha segnato ma ha seminato il panico spesso e volentieri nelle retrovie locali. Sì, buonasera. Oggi era una partita importantissima per noi perché venivamo da un filotto positivo, secondo in classifica, e questa trasferta l'abbiamo preparata molto bene perché era tosta contro una squadra meno organizzata. Il risultato, voglio dire, ci è andato a favore, voglio dire, abbiamo impostato la partita sin dall'inizio a pressare alti, con molto pressing, è arrivato il gol subito e poi ce la siamo giocata fino all'ultimo quando è arrivato il colpo del KO con Giovanni Degano. Giocare fuori squadra con questo carattere e questa personalità vuol dire mirare in alto? Sì, noi il nostro progetto è una squadra giovane, nata da poco. Il nostro progetto è migliorarci il più possibile, non abbiamo un obiettivo preciso. Però adesso voglio dire, partita dopo partita ci stiamo trovando gusto, no? Ci siamo io, Ciccio D'Andrea e altri ragazzi un po' più grandicelli, esperienze, e poi c'è un gruppo molto giovane. Cerchiamo di migliorarci e di fare qualcosa di positivo per noi e per il paese. E dedichi a qualcheduno questo gol? Sì, questo gol lo voglio dedicare a mio fratello che era in tribuna, che è il mio primo tifoso, viene a seguirmi sempre, lo dedico a lui. Eccolo il presidente Salvatore Idà. Si vinca, si perda o si pareggi, lui c'è sempre. Oggi sapevamo di incontrare una delle favorite, diciamo, di questo campionato, di quest'anno,
Sapevamo che era una squadra tosta, noi abbiamo cercato di fare il massimo, il primo gol è stato un infortunio, non so neanche come è entrata la palla onestamente, col vento, non lo so. È stata una leggera deviazione. Sì, però poi non lo so, il mio portiere dice che è stata la traiettoria del vento che poi ha cambiato la linea della palla e quindi è entrata dentro. Da lì in poi abbiamo un pochettino... Terzo minuto fatale perché avete perso il giocatore e soprattutto avete subito una rete fantasma, tra virgolette, perché... Abbiamo perso il centrale, tra l'altro era a terra, ma questa non è una scusante perché, voglio dire, non è che ci dobbiamo scusare che abbiamo il giocatore a terra. Ripeto, è venuto questo gol, non sappiamo neanche com'è, perché eravamo poi girati verso la panchina col mister, stavamo parlando, abbiamo visto che esultavano, quindi un gol, diciamo, un po' fortuito, un po' fortunoso. Nulla da togliere all'Archi che ha giocato la sua gara, ha fatto la sua prestazione. Giustamente noi eravamo un pochettino demoralizzati anche, sappiamo che noi abbiamo dei giocatori che sono importanti per quanto ci riguarda il nostro gruppo, che sono fuori per infortunio e quant'altro, non sono giustificazioni da fare. Oramai oggi è passata, cerchiamo di vedere la prossima settimana che abbiamo ancora una partita in casa col Condofuri. Cerchiamo di recuperare qualche giocatore sperando di poter fare un'ottima prestazione. La griglia dei play-off è sempre alla vostra portata. Ma sì, quest'anno non c'è un divario molto 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 elevato. E a prescindere dalle prime due che adesso stanno camminando di pari passo, mi sembra Ravagnese e l'Archi, ma gli altri un po' siamo sulla stessa linea. Sicuramente ce la giocheremo fino all'ultimo perché la squadra c'è. Manca un po' andiamo un po' sottotono in alcuni momenti della partita, però. Avete incontrato un avversario duro, ostico? Sì, sì, giocano bene a calcio, sono ben impostati, camminavano quasi il doppio di noi, però. Non troviamo scusanti, dobbiamo guardare la prossima partita e speriamo che possiamo fare quantomeno 3 punti col Condofuri per poterci rilanciare per la zona playoff. La versione di mister Domenico Tripodi. La versione di mister Domenico Tripodi, beh, è una partita equilibrata, decisa dagli episodi che avete visto. Un gol che ha segnato il vento nel primo tempo, perché mi sa tanto che l'ha segnato proprio il vento. E poi secondo me un altro episodio, ripeto, sempre la partita equilibrata, quindi senza grande emozione, senza grosse occasioni né per noi né per loro. E poi un episodio decisivo secondo me è stato il calcio del rigore non concesso a noi. Io voglio rivederlo, però credo dalla mia posizione, almeno secondo me era il rigore netto ed in più c'era l'espulsione del portiere, là poteva raddrizzarsi la nostra partita. Così non è stato e poi siamo stati puniti al 90esimo, quello non fa testo, hanno segnato loro il gol del 2-0, però tutto sommato voglio dire una partita dove non abbiamo giocato bene sicuramente e dove l'Arc si è ritrovato in vantaggio senza sapere neanche come e poi ha mantenuto il suo vantaggio, ha vinto la partita e pazienza, si va avanti. Il merito deve difendere il quinto posto. No, adesso non... Comunque dà diritto alla griglia dei playoff. Sì, adesso non so com'è la classifica perché non so gli altri risultati, quindi non ho idea di come siamo messi. Sicuramente dobbiamo provvedere, dobbiamo ricorrere al riparo, dobbiamo trovare qualche altro giocatore, dobbiamo avere qualche elemento in più a nostra disposizione per poter eventualmente fare dei cambi. Oggi eravamo obbligati, uomini contati, quindi un po' di disagio. Qualcheduno atleticamente un po' giù. Sì, questo l'abbiamo notato anche noi in panchina, infatti negli spogliatoi gliel'ho detto, insomma, che bisogna stringere, bisogna darsi da fare, bisogna allenarsi di più perché altrimenti non si va da nessuna parte. Però tutto sommato voglio dire, una partita contro l'Archi che almeno da come dicevano loro stasera sono primi in classifica, quindi... Non mi sembra di aver sfigurato nei loro confronti la squadra, voglio dire, si è comportata bene, poi ci sono stati quegli episodi che hanno determinato la gara.